Sono 37 a Pistoia i posti letto messi a disposizione per fronteggiare il disagio sociale abitativo e l'emergenza freddo fino al 30 aprile. Lo rende noto il Comune, aggiungendo che grazie all'attivazione di un sistema territoriale articolato e integrato in partnership tra Comune, Caritas e Consorzio Coeso, le strutture utilizzabili sono un appartamento in Corso Amendola e una porzione del convento della Santissima Annunziata in Piazza dei Servi, per un totale di 26 posti letto, ai quali se ne aggiungono altri 11 all'albergo popolare. In questo momento, fa sapere il Comune, sono ospitate complessivamente 26 persone. Fino al 30 aprile la permanenza nelle strutture è estesa a un massimo di 30 giorni, rinnovabili dietro esame di una commissione appositamente costituita. È a disposizione anche il servizio di mensa, si tratta di quella dedicata a Don Siro Butelli in via San Pietro 36, nella quale grazie ai fondi stanziati dal Ministero sono stati aggiunti ulteriori 25 posti a quelli già disponibili. Il direttore della Caritas diocesana di Pistoia, Marcello Suppressa, rende noto inoltre che alla mensa Don Siro Butelli è presente anche un centro di ascolto dedicato alle situazioni di marginalità, un punto infermieristico e un'assistenza legale, oltre ai pasti. Una operatrice inoltre è reperibile H24 tramite il numero telefonico 333-11-57028 per tutte le situazioni di emergenza. Attraverso volontari poi vengono eseguite perlustrazioni nella città per individuare casi isolati in difficoltà ed avvicinare tutti ai servizi messi a disposizione.